siamo nel pieno dell'estate e a me è arrivato un pacchetto con dentro una treccia di aglio, peperoni, melanzane, capperi, origano, olive, guardate come l'olive, e poi questo qua è mio, questo è l'unica cosa che metto io, questa è la pasta. Questo pacco mi arriva dalla Sicilia e voglio fare una pasta in onore di questi fratelli, i fratelli Ligari, quelli che mi danno anche l'olio, buonissimo. Azienda agricola fratelli Ligari, ho detto tutto, la garanzia. Allora, farò questa pasta con queste melanzane stupende della loro terra che mi hanno mandato. Quindi tagliamo a cubetti, non levo la pelle, non levo la buccia, quindi lascio così. Però che faccio? Faccio stile mamma Fiorella, mia madre. Che fa? Mia madre fa come le ha fatte sempre, le melanzane, che fa? Ci mette il sale un po', gli fa perdere un po' di amaro, gli fa perdere un po' di umidità, poco, così, eccolo qua. E vedete che perdono già l'acqua, qualcuno già l'avevo messa prima. Poi ci prepariamo i peperoni. Oh, venite qua, sentite? Scrocchiarelle al massimo. Domenico mandò un peperone freschissimo, proprio è volato fino qua a Roma. Allora, poi taglio dall'interno, perché metto il peperone? A qualcuno dice, a me si ripropone cosa? Allora, li mettiamo all'ultimo perché gli diamo quel croccantino a sta pasta. Quindi un po' di croccante proprio alla fine. Olio dei medesimi le Ligari, eccoli qua, abbondante, perché le melanzane caverai succhiano, lo dicono a Roma. Poi aglio, quest'aglio, vedete questa treccia di aglio? È l'aglio di Nubia, aglio abbondante, buono, quindi aglio italiano, sempre lasciamo rosolare bene. Levo l'aglio, bello, doratone così bello. E poi adesso subito, velocemente, vai con le melanzane, vai. Mi critica sempre con la pasta. Oggi, quindi, da pasta lunga farò diventare corta. Zita spezzate. Passiamo subito. Facciamo così. Schizza per tutto. Quindi ci attrezziamo, ci arrangiamo. Come sono noi italiani sappiamo fare. Ecco qua. Ogni tanto dagli una girata. Adesso subito aggiungiamo i capperetti. Buoni. Mi raccomando, dissalati. Questa è roba sopraffina, perché sempre mandata da Domenico. Sono di Pantelleria, veri? Anche il peperoncino secco, anche questo viene tutto dalla Sicilia, quindi abbiamo fatto un piatto tra il pecorino siciliano, quindi onore a questa grande terra. Buttiamo i ziti, sentiamo se la melanzana è cotta, perché non c'è cosa peggiore che la melanzana cruda, è odiosa proprio la melanzana di cruda. Buono. Allora, vado, peperone, che bontà ragazzi, bontà, guardate che bei colori, guardate che bello. A questo punto spengo, quindi la salsa è pronta, aspettiamo la cottura della pasta, ci vediamo tra pochissimo. Guardate, ma da quanto tempo non vedete le olive conservate in questa maniera? Così mi è arrivato il pacco, con le olive messe così. Guardate che... sì, è vero, c'è ragione pure lui. Guardate, le denocciolo a mano. Va bene così, Mario? Sto a posto? Questo è già. Vediamo un po'. Mi è piaciuto la musica, non pizzicato. Sentite musichetta proprio di qualche anno fa, vado. Belle, lo sai queste come mangiarle? Un danno vero. Poi, vai, al massimo. Intanto, guardate qua, pecorino grattato, un po' di pecorino l'ho grattato. Poi, le olive denocciolate, le taglio un po' così, grossolanamente. Non potete capire che bontà queste olive, è uno spettacolo. Metto l'olive, ma in Sicilia, prodotti siciliani, tranne il pecorino romano,
che un ragusano dovrebbe star benissimo, un ragusano bello stravecchio, senza origano, non andiamo. Origano, metto origano, a chi piace. Guardate che pasta. Allora, fuori dal fuoco, spengo tutto. Pecorino, ecco Mariuccio. Pecorino, guardate che robetta. Ma che voglia viene da mangiarla? Fresca, bella. C'è caldo? Troppo caldo? Non c'è problema, ci penso io. Una pasta ricca di verdure, ricca di vitamine. Eccola qua, sentiamo il rumore, se è quello giusto, il suono anzi, mi hanno detto alcuni di voi. Vai. E adesso assaggiamo. Sentite un po', vediamo un po', guardate che bella. Olivetta, lo prende tutto, lo prende. Una bontà, perché questo è il nostro segreto, di noi italiani, con due prodotti, ma buoni, anche se poveri, facciamo delle cose straordinarie. Un peperone, una melanzana, due olivette, due capperi, e questo è il risultato fantastico, lo assicuro. Economica, manca a dirlo. Buona? Cioè, stagionale? Solo stagionale. Rifatela, da paura, buonissima, la melanzana, il peperone croccante, una poesia. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.